Immaginate una vasca olimpionica. Immaginatela, perché è questa la piscina comunale di Norcia. L'amministrazione inizia i lavori nel 96 per poi accorgersi che i costi per gestire la struttura sono troppo alti. Tutto fermo fino al 2005, quando si decide di convertire l'edificio in un asilo. 500.000 euro per un nuovo progetto. Sparisce la vasca, ma della scuola nemmeno l'ombra. A Norcia questa è una spina nel fianco per Giampaolo Stefanelli, il sindaco. Siamo dentro un imbuto perché indietro non ci si può tornare. Inevitabilmente avanti ci si deve andare, ma con le difficoltà che tra l'altro sono subentrate per il fallimento della ditta che stava gestendo i lavori. L'impresa romana Gruppo PM CDA SRL ora è nelle mani del curatore fallimentare. Al comune di Norcia resta la patata bollente. Abbiamo valutato con un importo, qualora si chiuda la vicenda fallimentare, di circa 750-800 mila euro da mettere in aggiunta. Siamo pronti a dover chiedere, perché chiaramente una cifra del genere ha bisogno di un mutuo. Intorno non si vede nessuno, ma queste stanze sembrano frequentate. Giusta. Qui accanto si gioca a calcio e a tennis e da anni il panorama è sempre lo stesso. Sicuramente non è un bello spettacolo, tra l'altro c'è un campo da tennis lì ed è stato adibito a cantiere. In realtà il campo è così, è occupato da dei container e degli strumenti che sono rimasti lì, io credo, da almeno 2 anni che non si muove nulla. Ma il comune è ottimista, l'ingranaggio potrebbe ripartire all'inizio dell'estate. Quando arriveranno i primi operai, troveranno già i caschetti, ma non quelli che hanno lasciato parecchio tempo fa.